Oggi ci facciamo una bella cantatina. Benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi è il giorno del calendario dell'Avvento. Si parte con la preparazione del calendario dell'Avvento 2020. Ce l'ho qui, ve lo faccio vedere. Eh sì, come vi dicevo nell'intro, oggi ci facciamo una bella cantatina con un coro di voci bianche bellissime, un calendario di grande effetto e facilissimo da fare, riempito dei vostri dolcetti preferiti. Come? Non vedete i dolcetti? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a scoprire dove sono i dolcetti per i nostri bimbi all'interno del nostro calendario dell'Avvento bellissimo e coloratissimo per questo 2020 un po' grigio. Ed ecco l'occorrente per il nostro calendario dell'Avvento 2020. E che Dio ce la mandi buona! Allora, cominciamo subito. Prima cosa, i dolcetti. Quest'anno per il mio calendario dell'Avvento prenderò questi prima che finiscano. Qualcuno lascia le tracce, qualcuno lascia le tracce. Io ho scelto questi, voi metteteci quelli che vi piacciono di più, ovviamente. Colla aceto vinilica e ci occorrerà anche la pistola a caldo con relativa stecca. Calzini vecchi, un bel po'. Un cartoncino, una bella base di cartoncino, almeno 40 cm x 25. Io uso un foglio di carta velluto per foderare la base che vi ho fatto vedere, ma voi potete usare o un foglio di carta velluto o un qualunque tipo di carta vi piaccia di più. E poi mi occorrerà una base in cartoncino, un retroalbum. Io sto usando questo su cui Enza aveva fatto dei vecchi disegni, ma lo ricicliamo, e un altro pezzo della stessa stoffa con cui fodereremo il palco su cui si esibirà il nostro coro. Matita, taglia balza, righello, forbici, ancora taglia balza, mettiamoli da parte perché possono servire. Un punch per tagliare la forma tonda, oppure vi armate di forbicine e santa pazienza, taglierete tanti cerchietti con diametro 3 cm. Delle penne metalliche o colori metallizzati, non importa effettivamente che siano metallizzati, però a Natale il metallizzato ci sta bene. Io qui in rappresentanza il dorato, il bronzo, l'argento, il verde, il blu e anche una penna bianca e una penna nera tipo tratto pen. Pompon vari, pompon, quelli che avete, se li avete, e se non li avete fa niente. Qualche elastichino, se non avete gli elastici potete sostituire con del nastrino o potete sostituire con dei laccetti da recupero, quello che avete anche in questo caso. Io utilizzo un foglio di carta pentagrammata, ma se non ce l'avete non ci fa niente. Una lucina, io ho questa multicolor che cambia colore. Adesivi natalizi, se li avete, se no potete fare tutto a mano. Il pezzo forte, carta e cartoncino. Ci servirà sia la carta colorata in colore giallo, rosso, arancione, marrone, nero, tutti i colori dei capelli, rosa, soprattutto rosa, marrone, color carne, tutti i colori delle pelli varie, e poi il cartoncino colorato per fare i vestitini dei nostri bimbi. In più io userò qualche uniposca per agghindare meglio i bambini del coro, ma se non li avete fa nulla. Iniziamo subito e iniziamo dalla cosa che ci terrà occupati per più tempo. Iniziamo con i bimbi. Come prima cosa prepariamo 25 visetti. E allora cosa faccio? Prendo la carta dei colori di questi tre colori. Io ho selezionato questi tre colori, farò alcuni rosa confetto, alcuni questo pesca e alcuni marrone. E allora cominciamo col tagliare le faccette. Voi fate dei cerchietti
con diametro 3 cm. E mettiamo da parte le nostre faccine. Adesso facciamo i corpi. Adesso dobbiamo tagliare 24 cartoncini rettangolari di diversificato colore per fare i vestitini dei nostri bimbi. E allora ritagliamoli 13,5 cm x 6,5 cm. Alcuni o 13,5 cm x 8 cm altri per fare dei bimbi che siano di altezze diverse. Adesso io taglierò questi cartoncini da degli album, quindi taglierò delle strisce per portare via in un colpo solo più colori di cartoncino e vi faccio vedere come. Prendiamo del cartoncino colorato, prendiamo il nostro righello e decidiamo l'altezza, che nel mio caso sarà di 8 cm. Segno con la penna dorata in modo che risulti evidente più di più a tutti voi e traccio una linea. Come vedete, ho preso un blocco di cartoncini con più fogli in modo che con un solo taglio riesca a tagliare diversi vestitini dei bimbi. Questi cartoncini saranno i corpi dei nostri bimbi. Vi faccio vedere su un biondo chiaro come fare i capelli in modo che sia ben chiaro. Allora, prendiamo la lunghezza del corpo del bimbo, quindi abbiamo detto 13,5 cm, e per un capello corto prendiamo 2,5 cm circa di altezza. Quindi, voilà, ritagliamo questo rettangolino. Pieghiamolo così, quasi a metà, e facciamo un taglietto piccolissimo al centro, giusto per segnarci quale sia il centro. Prendiamo un faccino e mettiamolo sotto per vedere dove arriva. Perfetto. A questo punto, un po' da dentro al faccino, facciamo due taglietti, uno qui e uno qui. E adesso, partendo dal centro, a 0,5 cm dal sopra, facciamo tante ondine discendenti così, fino poi, in maniera più o meno brusca, arrivare qui dove c'è i due segnetti laterali. Quindi con le forbici non facciamo altro che ritagliare, voilà, e quello che avremo fatto sarà stato questo, quindi incorniciare, vedete, il viso con dei capellini. Io vi consiglio di mantenere l'andamento anche su tutta la parte rimanente, quindi se avete fatto una frangetta così a curvette, chiudete tutta la lunghezza a curvette, verrà più carino il bimbo. So che adesso non ci state capendo niente, ma alla fine vedrete che vi divertirete ad assemblarli. Ovviamente cancellerò questa traccia di matita. Questo è un capello corto. Se invece voglio un capello lungo, faccio la stessa identica cosa, ma ovviamente allungo la striscia. Prendendo il primo come traccia, anche qui segno il centro e segno i punti in cui voglio che si avvicinino il più possibile. Quindi in questo caso cosa faccio? Faccio così, così e magari taglio un po' così. E do tanti taglietti uno accanto all'altro per fare una super frangetta. Eh sì, sta proprio carina con la super frangetta. Quindi capello corto e capello lungo. Ovviamente i finali possono essere tantissimi. Io adesso qui con voi, in maniera veloce, darò vita a vari tipi di pettinatura e voi starete con me a guardare. Thank you.
adesso facciamo il primo vestitino. Per sistemarlo non facciamo altro che prendere dei pennarelli, io con gli Uniposca mi sbrigherò più velocemente, e fare delle fantasie ai vestitini. Io per esempio farò un tartan più o meno, senza prendere misure anche storti, non importa, non importa minimamente. Bene, adesso facciamo un faccino, ne prendo uno qualunque da farvi vedere, e prendiamo una penna nera e facciamo un do. Ecco, lui è il primo bimbo. Prendiamo un colore di capelli, facciamola diventare una bimba dai capelli rossi, e cominciamo ad assemblare. Come prima cosa appiccichiamo al centro del nostro cartoncino la faccia. Mettiamo della colla su tutta la capigliatura e attacchiamola. Adesso arrotoliamo e facciamo sovrapporre leggermente le estremità, quindi punto di colla, quindi arrotoliamo e pressiamo, e voilà, già la nostra bimba ha preso forma. Schiacciamo bene, se volete fate prima usate la colla a caldo, ma attenti a non bruciarvi. Adesso mettiamola un attimo da parte perché dobbiamo creare il suo bel librettino. Quindi prendiamo un cartoncino rosso, segniamo 3 centimetri e facciamo una bella striscia e ritagliamo. Quindi pieghiamo a 2,5 centimetri e ritagliamo anche. Voilà, quello che avremo sarà 5 centimetri per 3 e pieghiamo in mezzo. Adesso dobbiamo adornare il nostro libricino, innanzitutto con il numerino del calendario, perché proprio qui metteremo il numero. Se avete il numero, o lo scrivete o non vi rimane altro che appiccicarlo così. Ok? Lei sarà la numero 1. Quindi decorate il libricino a piacimento, a mano, oppure se avete degli adesivi come li ho io, con degli adesivi che hanno vari motivi, ghirigori e quant'altro, e li utilizzerò per rendere bellissimi i miei libricini. Prendiamo nuovamente uno dei pezzettini di carta rosa e senza perderci molto tempo facciamo questo lavoro qui, e quindi disegno la manina, disegno semplicemente una manopolina, quindi un insieme più un pezzettino così, questo, e lo ritaglio in doppio. Io che sono pignola userò anche la carta pentagrammata, scriverò all'interno la musichina. E la 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 la. E appiccico. E poi attacco anche le manine. E ne attacco una qui. E una dall'altra parte, sempre con i pollici verso l'alto. A questo punto è il momento
più importante. Dobbiamo vestire la nostra bimba. Prendo un calzino rosso, eccolo qui, distrutto. Dopodiché taglio la parte vicina all'elastico, voilà, in maniera molto così approssimativa. La chiudo, quindi stringendola su se stessa, e prendo un elastichino di quelli per capelli piccoli. Lo prendo bluetto come il vestito perché sono pignola e lo avvolgo finché riesco, quindi stringo proprio questa sorta di pompon che non è un pompon e pongo il mio cappello così creato sulla testa della bimba. Il cappellino starà un po' ampio ora, siccome io voglio che questo cappellino le rimanga per sempre, non voglio perderlo, lo appiccicherò soltanto sul retro, così lo adagio in maniera tale che col tempo non si perda. Quindi lascio asciugare perfettamente e poi lo adagerò ben bene sul visino della nostra bimba. Per arricchire ulteriormente e dare magari, che ne so, una nota maggiore di colore, posso aggiungerle un pompon proprio qui, così. Quando il bimbo andrà a prendere il cioccolatino, basterà alzare il cappellino, estrarre il cioccolatino e quindi farle reindossare il suo bel cappellino super fashion. Faccio anche una sciarpina tagliando una striscia di calzino. Che andrò ad incollare l'una sull'altra per rendere più lunga, e nel frattempo, mentre li incolla, andrò a sfrangiare un pochino le estremità. Quindi andrò ad avvolgere attorno al collo della nostra bimba la sciarpina, così, lasciando fuori la boccuccia. Quindi punto di colla sulla sciarpa direttamente, faccio andare la sciarpa dove voglio che vada e quindi faccio sovrapporre la sciarpa ad incrocio davanti al viso. Non abbiamo ancora finito, dobbiamo appendere le manine. Quindi, bagnando di colla la parte delle manine che ho lasciato fuori, vado a appendere il mio librettino e voilà, la mia bimba è pronta. Ma come diventa un calendario dell'avvento lo vedremo dopo. And a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. And bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all. Benissimo, finiti tutti i nostri bimbi di tutte le etnie, di tutti i colori, di cappellone, di sciarpe, tutti diversi di vestiti, insomma ci siamo divertiti, abbiamo sbizzarrito la nostra creatività. Bene, adesso dobbiamo creare la base su cui poggiare il coro e prendiamo la nostra base di cartoncino. Scusate ragazzi, mi serve spazio.
Adesso dobbiamo creare da una base di cartoncino una bellissima platea, anzi un bellissimo palcoscenico per il nostro coro. Io vorrei farlo a gradini, quindi da un cartoncino abbastanza ampio, il mio è largo 40 centimetri, faccio dei gradini con una pedata, cioè la parte dove stanno sopra i pupazzetti, da 4 centimetri e un'alzata da 2 centimetri. Quindi prendo la misura anche da questa parte, congiungo. Adesso con un bulino a punta fine piego sulle righe che ho tracciato, in modo da poter poi piegare le alzate e le pedate della scala. L'ultima parte eliminiamola. Ora faccio dei sostegni laterali in modo che il palcoscenico non venga giù. Il momento di prendere il nostro foglio di carta velluto e elimino la pellicola protettiva. Ovviamente non mi affiderò soltanto all'adesivo della carta velluto, perché gli adesivi di queste carte non sono mai del tutto tenaci. E allora cosa farò? Rivestirò di colla la prima alzata della mia scala, la rivestirò ben bene di colla e la poggerò con un disavanzo sulla carta velluto, così. Quindi metterò la colla anche sulla pedata. Pedata, quindi alzata e di nuovo pedata, e via via foderiamo tutta la scala. E per fare un lavoro ben pulito, poi taglio in corrispondenza delle pieghe e svolto all'indentro il disavanzo. Adesso con un rimasuglio di carta adesiva poggio due dei gradini che ho tagliato e li fodero. Dopo aver foderato alla bene e meglio i due sostegni laterali, li vado ad appiccicare ai gradini, così, in modo da lasciare ben fissa la scala e fare in modo che venga a sorreggersi sempre. Quindi punto di colla a caldo, appiccico, metto la colla a caldo su tutto il bordo e faccio appiccicare senza bruciarci, mi raccomando, perché la colla a caldo può uscire dai bordi, anche il resto della salita. E poi in mezzo metterò anche gli altri a sostegno del palco. Questi li metterò in maniera molto più grossolana, non sono neanche rifiniti, perché tanto non si vedranno. Se voi volete fare una cosa super rifinita, foderateli. Su ogni alzata metto un filo di decorazione, questa me la sono pensata così adesso. Non c'era tra i vari ingredienti, diciamo così, ma mi va di arricchire il palco, e quindi vado ad attaccare i festoni. Dopo aver fatto gli scalini, prendiamo la nostra base e foderiamo anch'essa con la carta velluto. Una volta rifinito il nostro palco, appiccichiamolo sulla base e adesso attacchiamo i piccoli cantori. Io metterò i numeri a casaccio, se voi volete potete anche numerarli
in ordine crescente o decrescente. Eccolo qua, lolo! È tutto pronto per cantarne quattro a questo bel Natale. Però adesso dobbiamo farlo diventare un calendario dell'avvento. Non è un calendario dell'avvento senza i dolcetti. E allora, all'interno di ogni cappellino, un buon cioccolatino. Voilà! Farciteli con i vostri dolcetti preferiti. E che sia un felice e sereno Natale per tutti. Mai come quest'anno, veramente, nel fare il calendario dell'avvento, auspico per tutti noi, sì, quest'anno mi ci metto pure io, per tutti noi, un sereno Natale. Finisco di farcirlo, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ehi, voi nel frattempo lasciate un bel pollice in su. Ci vediamo tra un poco! Il calendario dell'avvento, visto, non è affatto difficile da fare, basta fare per 24 volte gli stessi gesti, cioè ritagliare il cartoncino rettangolare, disegnarlo con i modi che più ci piacciono, oppure prendere delle carte già colorate, tagliare calzini e fare cappellini e sciarpette, disegnare i visini e il gioco è fatto. È veramente semplicissimo da fare. Poi io l'ho fatta complessa, l'ho messo sul palchetto, ma voi potete adagiare i bambini semplicemente su un tavolino e fare alzare i personaggini ai vostri bimbi, sarà bellissimo lo stesso. Potete anche farlo con i rotoli di carta igienica e così se diverrà un progetto di super riciclo, perché oltre ai calzini vecchi avrete riciclato anche tanti rotoli di carta igienica. Bene, se questo calendario vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi tanti pollici in su, tante condivisioni, apprezzate lo sforzo. Scherzi a parte, io spero di avervi fatto felici con questo calendario dell'avvento che ho voluto per la prima volta fare meno serio e più gioioso, perché ho voglia di leggerezza, ho voglia di gioia, ho voglia di bimbi che cantano fuori dalla porta. E allora sbizzarrite la vostra creatività, create i vostri bimbi di tutte le parti del mondo e poi postatemele sulla pagina Facebook di Arte per Te. Fatemi vedere i vostri calendari dell'avvento. Io vi aspetto sempre su Facebook, dove potrete postarmi i vostri compiti direttamente sulla pagina di Arte per Te, ma anche su Instagram. Se fate il calendario e lo postate su Instagram, taggatemi Arte per Te
e sempre pennello bianco su fondo rosso. E noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video creativo, sicuramente dedicato ancora al Natale. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ciao e buona preparazione al Natale! La 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 la